Allora, siamo con Eros Pisano, ci stai prendendo gusto mi sembra, eh? Sì, diciamo, sono contento per, a livello personale, però di squadra diciamo c'è un po' di rammarico perché stiamo facendo delle buone prestazioni, stiamo preparando bene le partite, poi non riusciamo a portare a casa il risultato pieno e in questo magari dobbiamo ancora crescere un po', magari anche un pizzico di fortuna. Ma siamo contenti così perché sappiamo che facendo delle buone prestazioni poi i risultati arriveranno. Il Verona fa una fatica tremenda a tenere il risultato, insomma mi viene in mente la Lazio, mi viene in mente il Torino, oggi come mai? Dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare, a volte è così, anche un momento così che basta una situazione e gli altri fanno gol, nonostante noi abbiamo fatto un'ottima fase difensiva, un ottimo lavoro di squadra, per me la partita l'abbiamo giocata e siamo comunque squadra, siamo vivi, ci siamo, dispiace che pareggiamo queste partite, però non dobbiamo abbatterci perché comunque c'è del rammarico per il pareggio, ma sappiamo che lavorando così possiamo migliorarci e fare solo meglio. Pensando alla vigilia, è un risultato che ti accontenta anche alla luce insomma, di come si era messa la partita, è un punto insomma, che fa morale in qualche modo pensando anche che c'è la sosta e poi si ricomincerà con l'Udinese? Ah, noi comunque siamo una squadra che ce la giochiamo con tutti, oggi siamo andati in campo per vincerla come tutte le altre. Non avevamo né timore né paura del Chievo, ce la siamo giocata, sapevamo che potevamo far bene, che potevamo portare il risultato a casa. Questo non è avvenuto, ma la squadra c'è, è combattiva e siamo stati bravi comunque a non mollare, nonostante tutto questo momento negativo dove sono venuti magari giocatori importanti, ma i giocatori che comunque sono entrati hanno fatto bene, quindi questa squadra ha dimostrato che il gruppo c'è. Negli ultimi due stagioni il Verona ha sempre lottato nelle zone tranquille della classifica, non ha mai particolarmente rischiato nulla. Pensi che ci sia la mentalità per capire che bisogna veramente salvarsi quest'anno? Sì, perché già dall'inizio noi abbiamo sempre parlato che la prima priorità è la salvezza, una salvezza tranquilla, quindi dobbiamo fare più punti possibili. Abbiamo avuto un inizio di campionato comunque con partite abbastanza, diciamo, con squadre blasonate, partite difficili, dove comunque abbiamo visto che ce la siamo giocata e come ho detto prima è mancato il risultato, cioè è mancata quella crescita magari di squadra dove una volta in vantaggio dovevamo tenere il risultato, però ormai è acqua passata, non ci dobbiamo pensare. Dobbiamo pensare alla salvezza e io credo che con questi valori sani che ha questa squadra la salvezza è alla portata. Ecco, il Verona è vero, è in emergenza, sono tanti gli infortunati, oggi se guardiamo però la formazione titolare diciamo che l'unico vero grande assente era Luca Toni e anche Marquez per carità, è una questione più mentale insomma, immagino che adesso non arrivando ai risultati si faccia più fatica anche a gestire un pallone semplicissimo. Sì, noi diciamo comunque infortunati perché chi è fuori comunque sono giocatori importanti come Toni, Pazzini, Rafa Marquez, quindi sono ragazzi di personalità che servono magari nei momenti finali della partita dove c'è bisogno di un po' più di esperienza, ma chi è entrato ha fatto benissimo e credo che questa squadra ha dimostrato che ha tutti i titolari, anche chi magari parte dalla panchina è comunque un titolare e quando entra ha fatto bene. Dicevo anche a Leo Greco che l'errore più grande che si potrebbe fare è considerare Carpi e Frosinone squadre già predestinate alla retrocessione, invece loro vincono. No, nel calcio non c'è nulla di scritto, quindi finché non si arriva a fine campionato e si guarda la classifica e noi abbiamo i punti che ci dicono che siamo salvi, non c'è niente di scritto, nessuno ti regala niente, soprattutto il Carpi e Frosinone che sono appena arrivate, vorranno dimostrare, vorranno comunque mantenere la categoria. Noi siamo una squadra che sa che dobbiamo lottare e lo stiamo facendo, lo stiamo dimostrando e non molleremo fino alla fine. Tornando un attimo alla partita, questo cambio di modulo, vi siete piazzati a tre, via fatalità è arrivato proprio il gol in quel momento, via in qualche modo disorientato? Ma non credo, diciamo è stata una fatalità perché non so quanto sia passato da quando abbiamo cambiato modulo, credo poco, però non è quello, anche perché abbiamo giocato tutto il primo tempo così e abbiamo sbagliato poco. È stata una situazione dove magari si poteva far meglio, abbiamo preso gol da lì, possiamo lavorare, dobbiamo evitare questi errori, ma la squadra comunque o a 4 o a 3 ha fatto
una buona prestazione.